Ciao a tutti, io sono Valentina, alias Tondamente, e oggi parliamo della gabbia mentale. Sì, esatto, della gabbia che proprio tu ti sei costruito tutto da solo. Ciao a tutti, mie carissime amiche e amici, e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come vi avevo promesso già un po' di tempo fa, affronteremo un argomento molto importante e anche molto delicato, se vogliamo, la gabbia mentale. Naturalmente lo affronteremo sempre in maniera inerente i temi trattati su questo canale. La gabbia mentale chiaramente può avere un'infinità di declinazioni diverse in diversi ambiti e in relazione, insomma, a diversi argomenti, sentimenti, eccetera, eccetera, riguarda il genere umano in generale. Però noi oggi parleremo nello specifico di quelle gabbie mentali che sono a noi affini e che dunque riguardano l'essere una donna nel mondo di oggi e ancor di più l'essere una donna giudicata per il proprio aspetto, per il proprio corpo e dunque una donna curvy o plus size. Ma iniziamo subito col dire che cos'è la gabbia mentale. Cerchiamo di darne una definizione. La gabbia mentale può essere definita come quell'insieme di credenze e convinzioni e limiti autoimposti dentro cui ci rifugiamo, sì, ma ci imprigioniamo anche di nostra spontanea volontà per proteggerci da qualcosa. Qualcosa che nella nostra testa potrebbe ferirci, potrebbe farci del male. E quindi noi che cosa facciamo per fuggire alla possibilità di soffrire? Ecco, ci rintaniamo, ci rifugiamo, ci costruiamo intorno degli alti muri o in altre parole una gabbia. Alcuni esempi molto molto concreti e che credo suoneranno vicini a molte di voi di gabbia mentale. Per esempio, pensare spesso farò questa cosa o indosserò quella cosa o mi toglierò quello sfizio quando sarò magra. Oppure ancora, non posso indossare una gonna, sebbene magari mi piacerebbe farlo, perché ho le gambe grosse. Oppure io non posso indossare dei top, delle maglie senza maniche, perché altrimenti vengono fuori tutte le mie braccione. Questi sono tutti limiti autoimposti, perché se ci pensate, se domani decideste di mettere una bella gonna, non crollerebbe il mondo. In fin dei conti non succederebbe proprio niente, la vostra vita non cambierebbe, ma voi che conoscete il mondo, per proteggervi da un possibile disagio vi autolimitate, cioè decidete autonomamente di punirvi sostanzialmente ancor prima che lo facciano gli altri. La gabbia mentale è dove si ripetono costantemente le stesse cose, pensando però che da domani si farà quella cosa, si farà quel viaggio, si indosserà quella cosa, si dirà cosa si pensa davvero, si cambierà un lavoro che non ci soddisfa più e molto molto altro. In questo modo però si va a replicare sempre la stessa vita e in tal modo si attirano pur inconsapevolmente sempre le stesse situazioni e le stesse persone. Ma ciò che ci sfugge spesso è che la vita è qui ed è adesso. Dovremmo imparare a vivere nel presente, nel qui e nell'ora. Pensate all'affermazione indosserò quella cosa o farò quella cosa solo quando sarò magra. Noi possiamo impegnarci una vita intera a dimagrire e magari ci riusciremo pure, io ve lo auguro, se è questo ciò che desiderate. E se domani vi accadesse qualcosa che vi impedisse di dimagrire o vi accadesse, non lo so, qualcosa di tragico che pone fine alla vostra vita, voi non avreste mai fatto o indossato quella cosa che vi sarebbe tanto piaciuta perché? Vi racconto alcune mie gabbie mentali, perché anch'io ne ho chiaramente, tutti noi le abbiamo. Per esempio, io ho un po' la fissazione
che quando indosso un pantalone particolarmente aderente, perché ho qualche problemino con le mie cosce e con il mio sedere, devo coprirlo. Quindi o ci metto su una tunica oppure vado a mettere addirittura la famosa felpa in vita. Mi odio per questo, nel senso che so che è un atteggiamento sbagliato. Non sto neanche parlando di leggings, sto parlando proprio di pantaloni che magari aderiscono un po' di più. Mi mette a disagio, però poi mi rendo anche conto che così facendo, proprio da un punto di vista di immagine, mi vado semplicemente a infagottare ancora di più. Quindi il risultato non è che poi sia così tanto meglio. Però è proprio una tara mentale, cioè io non ce la faccio, mi sento a disagio. E però contemporaneamente mi sento infelice perché non sono riuscita a superare un mio limite, cioè non sono riuscita ad aprire la mia gabbia mentale, mi sento limitata. E sapete chi mi sta limitando? Io, da sola, sto facendo tutto da sola. Alcuni altri esempi di gabbia mentale sono per esempio quelle donne che non escono mai di casa senza trucco. Ci sono donne che non metterebbero piede fuori di casa se non sono truccate, ve lo assicuro. Questa è una schiavitù, io direi, è un grandissimo limite. Cioè, cosa significa? Se non sono truccata non esisto, se non sono truccata non posso apparire in pubblico, devo per forza indossare questa maschera, devo per forza... È una cosa che, se ci pensate, è superflua. Il trucco sì, ci aiuta, può essere una cosa carina, divertente, ci può aiutare a valorizzare alcuni punti di noi, ma non deve essere un obbligo. Per alcune persone lo è una regola proprio, che loro si mettono, si fissano nel cervello. Un altro esempio, litigai, se non erro, qualche anno fa proprio con una ragazza sui social per questo motivo, perché lei sosteneva che non usciva mai di casa senza tacchi anche abbastanza importanti. E io le dicevo: ma come? Ma non soffri? Non ti fanno male i piedi? Perché ti senti obbligata a indossare il tacco? Lei mi rispondeva: guarda, che io lo indosso anche tutti i giorni al lavoro in azienda e sarebbe assurdo non farlo, cioè io non potrei mai non indossare un tacco. Cioè, ma perché? Ho detto: scusami tanto, per me personalmente, no, a lungo andare, col passare delle ore, i tacchi alti, cioè, mi fanno proprio andare in corto il cervello, cioè io inizio a sragionare. E di conseguenza le dicevo: la cosa non si riflette anche sul tuo lavoro, cioè non sei deconcentrata, non sarebbe meglio indossare invece delle scarpe basse che non ti procurino dolore e che ti facciano vivere più serenamente le ore lavorative, anche con la mente più libera e lucida di lavorare, di produrre in maniera positiva, quindi addirittura daresti di più anche sul lavoro. E lei mi rispondeva, mi diceva: ma non esiste, al lavoro tutte indossano i tacchi e sai chi non li indossa? Le vecchie e le sfigate. Capite da queste affermazioni che la sua era una gabbia mentale, un'autoimposizione, non, attenzione, dettata dal fatto che lei desiderasse indossare il tacco, si sentisse a suo agio con il tacco, stesse bene con il tacco, non soffrisse con il tacco, no. Era una gabbia mentale autoimposta per non essere considerata una sfigata. Una gabbia mentale autoimposta sulla paura di quello che avrebbero potuto pensare gli altri di lei, di come avrebbero magari potuto considerarla sul lavoro. E qui poi, vabbè, io all'epoca mi arrabbiai, mi inalberai, perché torniamo sempre a discorsi di stampo femminista. Ci sarebbe tanto da dire in relazione a questo episodio, però mi limito soltanto, ecco, a fare una considerazione, cioè che cos'è il tacco? Il tacco è femminilità e sensualità. Siamo tenute, obbligate, anche sul luogo di lavoro, essere femminili, essere sessualizzate. È sempre la stessa storia, non va bene, non va bene assolutamente, però ovviamente ognuna decide poi per sé. A lungo andare, comunque, la gabbia mentale genera infelicità. Ci rendiamo conto di essere imprigionati, ma non sappiamo come aprirla. Ma dobbiamo imparare a rompere gli schemi, a rompere la gabbia. Ricorda, tu sei l'artefice del tuo destino. Guarda bene, guardati intorno, osserva la tua gabbia, analizza le tue convinzioni. La gabbia è la tua, l'hai costruita tu, è tutto intorno a te.
se ti ci sei messo dentro troppo comodo, è probabile anche che tu l'abbia arredata e magari credi persino di starci bene dentro, di essere al sicuro. Ma ricorda che così come sei stato in grado di costruire questa gabbia, hai costruito anche la chiave e quindi sei tu l'unico in grado di liberarti. E ricorda anche un'altra cosa: la sofferenza, le ferite ti raggiungeranno anche lì dentro, anche se tu credi di essere al sicuro. Liberati dalla paura. Le paure spesso ci governano, ci dicono cosa non dovremmo fare, dove non dovremmo andare, con chi non dovremmo socializzare, cosa non ci dovrebbe piacere. E tutto questo può avvenire anche inconsciamente, senza che ci sia necessariamente una spiegazione razionale. Ma vediamo dunque alcuni consigli pratici su come uscire dalla nostra gabbia mentale. Ci sono tre passaggi fondamentali. Il primo è riconoscere la gabbia. Ebbene sì, dobbiamo prima renderci conto di essere dentro una gabbia. Ad esempio, la ragazza dei tacchi probabilmente non capiva fino in fondo, non sapeva neppure lei di essersi autorinchiusa all'interno di una gabbia mentale. Quindi la prima cosa è prenderne coscienza. Facciamoci una bella autoanalisi, mettiamoci davanti allo specchio, chiediamoci: io sono felice? Faccio tutto quello che vorrei? Indosso tutto quello che vorrei? Vivo la vita che desidero? O sto aspettando, rimandando, mi sto dando mille scuse per non fare o dire qualcosa? Il secondo passo poi è affrontare le nostre paure dopo averle riconosciute e decidere di usare la nostra chiave per aprire la nostra gabbia. E infine, il terzo step è quello di rompere gli schemi e finalmente spalancare questa porta. Prendiamo decisioni, ribaltiamo la nostra vita, guardiamo in positivo, non fuggiamo alla paura, affrontiamola, diciamo sì alla vita anziché dire no. Accogliamo a braccia aperte le possibilità, il cambiamento, la diversità e la nostra vita migliorerà moltissimo. E finalmente, dico finalmente, saremo fuori dalla nostra gabbia. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato almeno un po', se non altro a riflettere. Se così è stato, lasciatemi un like, pollicione all'insù, a me fa sempre un gran piacere, e iscrivetevi al canale, non dimenticatelo, e inoltre non dimenticate di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornate all'uscita di ogni nuovo video. A voi non costa nulla, però per me, vi assicuro, è una grande cosa, mi aiutate a crescere. E poi lasciatemi un bel commento qui sotto: quali sono le vostre gabbie mentali? Siete già arrivati allo step di saperle riconoscere? Sapete quali sono i limiti che vi siete autoimposte? Parliamone, raccontatemeli un po', sono curiosa di sentire anche i vostri e quindi io vi aspetto numerose qui sotto. E dunque a me adesso non resta che salutarvi, mandarvi il consueto bacio e un grande abbraccio e darvi appuntamento, come al solito, al prossimo video. Restate sintonizzate, ciao!